50 anni dopo la chiusura, questa mattina alla Colombaia si è tenuta la cerimonia in occasione del 50° anniversario. Sit-in di protesta si è tenuto oggi a piazza Ottavio Zino a Palermo davanti all'assessorato alla sanità della regione Sicilia e la manifestazione organizzata dal sindacato delle professioni infermieristiche. Presentata la 76esima stagione, conferenza stampa oggi per illustrare il cartellone lirico predisposto dall'Entelluvio Musicale. Arriva il Digiun Experience, da domani a sabato a Favignana ospiterà un evento musicale internazionale, attesi sull'isola DJ da tutto il mondo. Obiettivo, trattenere Renzi, lo ha dichiarato il coach della Pallacanestro Trapani, Ugo Ducarello, che ha parlato ai nostri microfoni di mercato. Anche le dimissioni della Borsellino, nella seconda edizione del nostro notiziario ci occuperemo ancora delle dimissioni che potrebbero scuotere la regione. L'assessore alla sanità sta riflettendo in queste ore se dare o meno l'addio alla giunta Crocetta. Ormai era da tempo che la figlia del magistrato assassinato dalla mafia meditava di lasciare la plancia di comando del più difficile assessorato siciliano. Ancora poche ore potrebbero arrivare anche le sue dimissioni dopo quelle di Caleca e dell'assessorato alla funzione pubblica. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione di TG Sud. Come sempre ci fermiamo dopo i titoli per una breve pausa e poi rientriamo con tutte le notizie e gli approfondimenti. Tradizione casearia da 20 anni sulle vostre tavole. Caseificio in Gardia. Anche a Trapani l'esperimento Carrefour 24 ore su 24. Trova interessante l'idea di non avere più limiti d'orario per fare la spesa? È un'idea innovativa, stile americano. Più flessibilità negli orari, anche per anche la mattina, anche prima di andare a lavorare posso comprare qualcosa. Avvicina la Trapani ad uno standard europeo. E soprattutto un servizio moderno per una città che riteniamo più che moderna. Carrefour Market, via Francesco De Stefano, Trapani. Cerchi il luogo ideale per i tuoi eventi o semplicemente per una gustosa cena in compagnia? Ristorante Pizzeria Borgolenzi. Dalla zuppa di cozze all'ottima pizza cotta nel forno a legna, Borgolenzi saprà soddisfare ogni vostra esigenza. E per i più piccoli, un ampio spazio dedicato. Borgolenzi, Napoli. Ogni piatto racconta di un uomo. Don Giovanni, Turandot, Rigoletto, Orlando, Cendrillon e due concerti sinfonici. Dal 4 luglio a Trapani torna in scena la grande musica. 7 appuntamenti imperdibili per la 67esima stagione dell'Entelluvio Musicale Trapanese. Abbonati anche tu. Prezzi a partire da 40 euro. Trapani, un'estate in un mare di musica. Sei una persona sensibile ai problemi degli altri? Sai ascoltare e sostenere nei momenti di crisi? Diventa counselor qualificato. Futura, ente di formazione professionale, te ne dà la possibilità. Se sei un giovane diplomato o laureato, disoccupato e di età compresa tra i 18 e i 35 anni, partecipa al nostro corso. Contattaci allo 0923 28 006 o 26 683 oppure visita il sito www.futuraformazione.eu. Le iscrizioni sono aperte in via Prima Dorsale ZIR numero 3, zona industriale Trapani. E apriamo il nostro notiziario parlando dell'iniziativa che si è tenuta questa mattina alla Colombaia, iniziativa promossa dalla Casa Circondariale di Trapani in occasione dei 50 anni della dismissione del carcere nell'antico Castello di Mare. I servizi. La cerimonia è stata organizzata in occasione della ricorrenza di San Basile, patrono della Polizia Penitenziaria, con le celebrazioni della Santa Messa avvenuta nel cortile interno all'antico carcere, così come è avvenuto 50 anni addietro. Per l'occasione è stato possibile visitare la parte della Colombaia che per secoli fu adibita a carcere. Nei giorni scorsi l'amministrazione della Casa Circondariale di Trapani ha provveduto con la collaborazione dei detenuti alla pulizia del sito, a partire dalle celle, l'antica chiesetta, i locali delle cucine e le lavanderie. Tra l'altro sono stati posizionati dei manichini con le divise dei secondini e gli abiti indossati dai detenuti, così come spiegato dal commissario della Polizia Penitenziaria Giuseppe Romano. Questa iniziativa è nata perché quest'anno ricorre il 50° anniversario dall'inaugurazione della Casa Circondariale di Trapani.
quindi il 30 maggio del 65 veniva inaugurato il carcere di San Giuliano. Conseguentemente, qualche decina di giorni prima, un mese prima, venivano chiuse sia la Colombaia che le carceri di San Francesco la Vicaria. Quindi abbiamo pensato, in onore del nostro santo patrono San Basilide, di festeggiarlo comunque in modo solenne. E quindi ecco l'idea di perché non ritornare alle origini, quindi in occasione di questo cinquantenario, e rifare una messa negli stessi luoghi dove fu fatta l'ultima messa, che fu fatta ad aprile del 65. Abbiamo ripulito gran parte del castello. In più abbiamo portato alcuni manichini con costumi d'epoca, rivestiti in costumi d'epoca, di cui uno detenuto con la classica divisa del pigiama a righe, l'abbiamo posto proprio all'interno di una cella di rigore, e un altro che è un custode del Regno delle Due Sicilie in divisa del 1834. Tra le autorità presenti stamattina anche il Vescovo Pietro Maria Fragnelli, che accompagnato dal direttore della Casa Circondariale di Trapani, Renato Persico, ha visitato per la prima volta la Colombaia. È un'emozione di tipo geografico anzitutto, no? Perché è un punto di osservazione bellissimo del nostro porto, del nostro territorio. Poi direi anche un'emozione di tipo storico. Se vogliamo pensare alla storia, alla grande storia di questo posto, storia di sofferenza, di speranze, di redenzione, storia di forse di conflitti, di morte. E poi direi anche una emozione spirituale. Mi sento addosso anche tante speranze di tutte le persone, di tutte le istituzioni che sono qui coinvolte, dei trapanesi, del trapanese comune che vuole vedere la rinascita di questa cosa, non solo per motivi commerciali e turistici, ma anche proprio per definire ancora meglio l'identità della nostra città. L'emozione deriva dal fatto che queste sono le radici dell'amministrazione penitenziaria. Fino al 1965 la Colombaia è stato un carcere, e quindi è molto emozionante poter ricostruire la ricostruzione di questa continuità tra passato e presente. E poi anche un auspicio che questo possa essere un primo passo per il recupero di questo posto, che è di assoluta bellezza e che da cui si vede Trapani nella sua luce migliore. Sarebbe venuta a mancare stamane all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove era stata ricoverata domenica mattina a seguito di un malore che l'aveva colpita. Dopo pochi minuti che aveva messo piede in spiaggia, la signora Caterina Mattarella, sorella del Presidente della Repubblica. Il condizionale d'obbligo nel momento in cui della paziente sarebbe soltanto stata riscontrata la morte cerebrale. Il Presidente, messo al corrente tempestivamente della situazione, solo ieri mattina era stato in grado di raggiungere Trapani per venire a rendersi conto personalmente della situazione, che con il passare delle ore mostrava chiari segni di irreversibilità. Una visita di carattere privato circondata dall'assoluta riservatezza. E adesso andiamo avanti con le notizie. Da domani torna a Favignana il servizio di idroambulanza. Lo ha reso noto l'onorevole Mimmo Fazio. Il servizio. Il servizio di idroambulanza per il trasporto dei malati e dei traumatizzati delle isole Egadi e fino alla terraferma riprenderà il 1 luglio. L'assessorato regionale alla sanità ha dato il via libera all'assunzione da parte dell'ASP di Trapani di 3 operatori per la conduzione del mezzo. Lo ha fatto sapere il deputato regionale Mimmo Fazio, che da alcuni mesi segue la vicenda, sulla quale peraltro ha presentato un'interrogazione sollecitando all'assessorato la ripresa del servizio. La deroga da parte dell'assessorato regionale, ha spiegato il parlamentare trapanese, sblocca un impasse che durava da mesi a causa della mancata autorizzazione all'assunzione del personale necessario attraverso il rinnovo del contratto ai conduttori del mezzo nautico. Il servizio era stato sospeso poiché proprio i conduttori del mezzo, insieme ad altre figure professionali del sistema sanitario, erano incappati in un'ampia manovra di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato in forza alla ASL di Trapani. Un paradosso, perché il mezzo è pienamente efficiente ed inutilizzato e peraltro le emergenze vengono assicurate con l'elisoccorso, certamente importante, ma per talune patologie e traumi sconsigliato.
L'interrogazione è superata dai fatti, almeno per l'immediato, ma rimangono comunque tutte le perplessità su una vicenda complessa che però avrebbe potuto trovare prima soluzioni efficaci perché fosse assicurato il diritto alla salute e alle cure dei cittadini dell'Egadi. L'idroambulanza, infatti, viene utilizzata per il trasporto di urgenza, ma anche per il trasporto di pazienti che devono sottoporsi a terapie sanitarie presso l'ospedale di Trapani. Il mezzo era stato donato al comune di Favignana da un'importante imprenditrice del settore tessile e grande firma della moda italiana. Si è tenuto oggi a piazza Ottavio Zino a Palermo, davanti all'assessorato alla sanità della Regione Sicilia, il sit-in organizzato dal sindacato delle professioni infermieristiche. Vediamo. L'oggetto della manifestazione verteva sulla modulazione delle dotazioni organiche negli ospedali della Regione Sicilia, ma nonostante le proposte avanzate dal sindacato delle professioni infermieristiche, nessuna risposta è pervenuta dall'assessore Borsellino. L'associazione di categoria degli infermieri si è detta pertanto preoccupata che tale modulazione, che porta a ribasso il numero degli infermieri e del personale dedito all'assistenza, porterà inevitabilmente ad una diminuzione della qualità e della sicurezza offerta alla cittadinanza, con l'inasprirsi delle pendenze legali e dei relativi danni. Una delegazione Nursing è stata ricevuta stamattina dal capo di gabinetto, dottor Lopresti, che ha proposto dei miglioramenti all'attuale bozza elaborata dall'assessorato. Quattro stelle a partire da soli 45 euro a persona. Per info e prenotazioni chiamalo 0923 91 66 63. Torna l'estate, noi te l'arrediamo. Da Casa Morsotti trovate un vastissimo assortimento di arredi per l'esterno. Casa Morsotti rende piacevole il vostro relax. Venite a trovarci allo showroom nella zona industriale di via Vincenzo Baviera o nel nostro punto vendita in via Senatore Dalì, angolo Villa Rosina a Trapani. Arreda la tua estate da Casa Morsotti. Ovunque nel mondo c'è una Ford che ti assomiglia. Vieni a scoprirla nella concessionaria Ford Mokar. Mokar è anche il primo automercato con una vasta esposizione dell'usato e del chilometro zero di tutte le marche. A Trapani, in via Vincenzo Baviera, zona industriale. Quest'estate smartphonizziamoci! Samsung Galaxy S3 Neo a soli 199 euro e sugli accessori abbinati il 50% di sconto. On-off, leader nella telefonia. Agriturismo Villa Cornelia, un posto incantato, scolpito nel passato, dove poter realizzare i momenti più belli, con eventi e banchetti anche a bordo piscina. Villa Cornelia organizza il tutto con il catering con i migliori chef. E non solo, puoi organizzare la tua estate in piscina. Agriturismo Villa Cornelia, strada Immacolatella, Pietre Tagliate, telefono 331 93 14 366. Riprendiamo il nostro notiziario. Continua la nostra inchiesta sulle condizioni in cui sono tenuti i luoghi di interesse turistico della nostra città. Obiettivo puntato oggi sulla Litoranea Nord. Vediamo. Siamo alla fine di giugno e quelle che vedremo nelle immagini sono condizioni in cui ad oggi sono le nostre spiagge. Si accenna alla discerbatura di marciapiedi, ma scarsa attenzione alla pulizia dell'arenile e alle aree pubbliche e private che si affacciano sulla Litoranea Nord. Bene, continuiamo il nostro giro della Litoranea Nord. Ci eravamo fermati a Piazza Mercato del Pesce e il nostro inizio di questo giro di oggi parte proprio dalle spalle del Cavallino Bianco, un albergo dismesso che c'è alla Litoranea. Una spiaggia frequentatissima, ma soprattutto una spiaggia riscoperta da poco, da qualche anno, dai trapanesi, che non viene curata, non viene pulita. Vediamo le condizioni in cui si trova e soprattutto continueremo questo nostro giro mostrandovi il verde pubblico di questa città, ovvero questo sconcio che c'è alla Litoranea Dante Alighieri. Gran parte di queste aree che vi mostreremo in questo servizio sono di privati. E qualcuna è pubblica anche della ex provincia regionale di Trapani.
però il comune di Trapani può diffidare i proprietari di quest'area invitandoli per tempo a tenerle pulite, decorosamente pulite, e nel qual caso i proprietari non intervengano, a questo punto il comune di Trapani provvede a farlo e poi presenta la nota spesa ai proprietari del terreno. Non credo che questa procedura sia stata adottata, se consideriamo che siamo già all'inizio dell'estate, da 3-4 giorni è entrata l'estate, le condizioni sono quelle che vi stiamo mostrando. Ancora una volta, questo è il modo in cui accogliamo non solo i nostri cittadini, ma i tanti visitatori, turisti che vengono per le vacanze, per il nostro mare incantevole, per le nostre spiagge qua in città. Un cittadino ericino è stato multato ieri dalle guardie zoofile di Erice perché è sprovvisto di sacchetto di riserva per la raccolta delle feci, in quanto il primo era stato appena utilizzato, ma vediamo i dettagli nel servizio. 100 euro di multa per una ipotesi di reato. Sembra un eccesso di zelo quanto contestato dalle guardie zoofile al cittadino che portava a spasso il proprio cane e che appena pochi minuti prima aveva utilizzato il sacchetto per la rimozione delle feci prodotte dal proprio cane. Il cittadino ha chiesto che sul verbale venisse scritto che lo stesso trattamento debba essere applicato nei confronti dei cani randagi che sporcano e quindi contesta al comune la presenza e pericolosità dei tanti randagi che infestano il quartiere oltre che sporcarlo. Davvero un eccesso di zelo che peraltro avviene sulla via Manzoni. Ci auguriamo che la stessa attenzione venga posta in altri quartieri dove circolano liberamente cani che spesso vengono utilizzati da criminali per allenarle e utilizzarle in lotte clandestine. Frenetica attività in questi giorni per il Luglio Musicale Trapanese, impegnato nello svolgimento di Trapani Città Mediterranea della Musica. Dopo il weekend appena trascorso, ricco di successi, questa mattina conferenza stampa di presentazione del cartellone lirico per la 67esima stagione. In programma tra gli altri Don Giovanni, Rigoletto e Turandot, e si comincia sabato prossimo il servizio. Si avvierà il tutto con il festival, le orchestre nascoste festival, questo festival che riguarderà una serie di strumenti particolari che sono delle vere e proprie piccole orchestre in forma di organo e organetti. L'organo della chiesa di San Pietro sarà l'orchestra principe e noi la peculiarità è che realizzeremo attività che solitamente viene svolta con orchestra utilizzando questi strumenti. Faremo opera, faremo concerti e tante altre iniziative. Ci sarà pure, sono strumenti che a loro tempo erano strumenti altamente tecnologici. Poi si arriverà alla lirica. La lirica viene rilanciata, potenziata. Abbiamo tre opere del grande repertorio in cartellone, Turandot, Don Giovanni e Rigoletto, e abbiamo affiancato altre due chicche che sono il Cendrillon di Pauline Viardot, è un'opera che viene fatta con pianoforte e cast, e l'Orlando che avevamo già che abbiamo coprodotto l'Istituto Italo-Tedesco di Cultura. Poi ci sarà il Museo Diffuso delle Scenografie d'Opera, il Museo Dinamico dell'Opera, i siti di prova e di allestimento verranno aperti al pubblico e creeranno anche una suggestione in città, tant'è che sono coinvolti anche tutti i commercianti del centro storico. Letteratura, ci siamo occupati anche della letteratura con la rassegna Inchiostro d'autore che si svolgerà nel Chiostro di San Domenico con un parterre di altissimo livello. Inaugureremo con Adriano Sofri, ci sarà Benedetta Tobaggi, Gipi, Concita De Gregori e tanti altri grandi autori italiani. Rinviato intanto lo spettacolo in programma per questa sera presso il Chiostro di San Domenico, aspettando il Don Giovanni. L'opera del Salotto andrà in scena domani, mercoledì 1 luglio, contestualmente all'altro spettacolo già in programma, aspettando il Rigoletto, entrambi inclusi nel cartellone delle Orchestre Nascoste Festival. L'appuntamento è quindi per domani alle 21.30 presso la Chiesa di Sant'Alberto con Aspettando Don Giovanni e Aspettando Rigoletto. E adesso ci spostiamo a Favignana. Da domani a sabato Favignana ospiterà un evento musicale internazionale e non solo. Ci sarà infatti spazio anche per prodotti enogastronomici e artigianali. Sull'iniziativa abbiamo ascoltato il sindaco delega di Giuseppe Pagotto e Francesco Culcasa. All'interno di una strategia appunto di cercare di offrire al turista ma anche al residente alcune opportunità sia musicali che in questo caso gastronomiche, siamo riusciti a organizzare, seppur in pochi giorni, una piccola manifestazione che si svolgerà su più giorni, che ha un aspetto musicale, un aspetto gastronomico, grazie al contributo e alla collaborazione della Camera di Commercio e grazie a chi ci ha pensato a organizzare un evento internazionale
e anche che ha qualcosa anche di gastronomico, e per noi insomma unire le due cose non è male, soprattutto in un periodo di, noi dicevamo di inizio stagione, in realtà di alta stagione, perché i numeri insomma sono abbastanza importanti. June Experience è un evento musicale, come dicevamo, internazionale, che porterà sull'isola DJ da tutto il mondo. Sì, è stata una fortuna riuscirli a prendere, diciamo, al volo, perché June Experience tocca tutte le capitali mondiali, dall'Australia all'Europa, quindi agli Stati Uniti, e riuscire a unire questi DJ internazionali che arriveranno, produttori importantissimi, con il sole, il mare delle isole Egadi e l'intrattenimento, per noi è un grandissimo obiettivo, perché veicolare tutto questo nel mondo con la bellezza delle isole Egadi e di Favignana rappresenta un'opportunità di incoming interessantissima. Sono previste numerose persone? Sì, già hanno staccato circa 300 biglietti dall'estero, più tutto il territorio della provincia di Trapani è stato coinvolto, più tutti i turisti che ci saranno, quindi ci sarà tantissima gente. Poi il tempo, le previsioni danno meraviglioso, quindi ci sarà veramente tanti bagni, tanto divertimento, tanta bella musica, tanto cibo e tanta bella gente, soprattutto, che è la costante e la caratteristica di Favignana, delle isole Egadi di quest'anno. Quali sono le zone dell'isola interessate? Ma in questo caso abbiamo realizzato, per quanto riguarda le iniziative, diciamo, gratuite, aperte a tutti, abbiamo realizzato un piccolo villaggio su Piazza Barrago, quindi sul porto di Favignana. Poi ci saranno altre iniziative un po' in giro per il paese, in alcuni locali, ma a noi interessa molto il villaggio. Ci sono diverse manifestazioni la sera, con alcune rassegne sia musicali, che mi pare una teatrale, e poi il sabato sera con una manifestazione musicale. Quindi è chiaro, insomma, siamo riusciti, insomma, anche seppur in breve, in pochi giorni, a organizzare, insomma, un piccolo momento, insomma, che può dare un'opportunità in più alle persone che vengono, non soltanto mare, ma anche in questo caso un po' di divertimento. I signori Domenico Bertolino e Vitina Tortorici festeggiano oggi 50 anni di matrimonio. La coppia di coniugi, in occasione del traguardo delle nozze d'oro, rinnoverà le promesse matrimoniali nel corso della celebrazione, che si terrà questo pomeriggio a partire dalle 18.30 nella chiesa Madonna di Fatima di Trapani, alla presenza delle figlie Maria Antonietta e Laura, oltre che dei parenti e conoscenti. E adesso un breve stacco pubblicitario e poi rientriamo con le notizie sportive. Abbiamo praticamente rivoluzionato tutta la discoteca. Piaciute le novità? Ma hai la mano davanti l'obiettivo? E adesso passiamo allo sport, parliamo di basket. Ieri pomeriggio il nuovo coach della Pallacanestro Trapani, Ugo Ducarello, è intervenuto ai microfoni di Fabio Tartamella per Sport Sud Estate. Ha parlato anche di mercato, ascoltiamo le sue parole. Poc'anzi ero con il procuratore di Andrea Renzi, al quale abbiamo fatto un'offerta di contratto, e sono molto ottimista e positivo nel pensare che Andrea ci può dire di sì. E aspettiamo tra qualche giorno, mi auguro, di avere questa notizia. Abbiamo, dopo tanta carne a fuoco, posso dire che è partita anche un'altra offerta per un altro giocatore, che io reputo un giocatore importante, però stiamo aspettando notizie. Credo che le offerte che abbiamo fatto a questi due giocatori sono molto fondamentali anche per il proseguo, i vari incastri della squadra. Che andare in A1? No, non ha proposte da Serie A, questo lo so per certo, da fonti certe. Almeno fino a questa sera, insomma, poi. Fino a questa sera, ma anche fino a domani. Sull'Ligio siamo al 45%. 45,5%. Sono diminuite perché dalle informazioni che io ho, il giocatore rischia di andare anche all'estero. Claudio Tommasini è un eccellente giocatore che anche negli anni precedenti avevo seguito con altri capi allenatori. Imbro, ottimo giocatore. Ottimo giocatore, Matteo Imbro per me è in assoluto la mia prima scelta, perché uno è un ragazzo di Agrigento, due è un giocatore, un giovane straordinariamente interessante, di grandi ambizioni, umile, grande umiltà, ha grandissime qualità, è il mio primo nominativo, e mi piacerebbe mettergli le chiavi della squadra in mano a questo ragazzo.
dall'altra parte c'è percentuale, ormai il gioco della percentuale in pena. Ma il gioco della percentuale là non è che dipende da noi, perché se fosse stato per noi gli dicevo al 100%. Cioè c'è un Lucarello a Bologna che dice dipende, aspetta che la previsione di Bologna che sta spiegando. Là dipende anche dal procuratore. Il procuratore giustamente per la tipologia di giocatore che è prova a piazzarlo in Serie A. Adesso passiamo al calcio. Il Trapani ha formalizzato l'iscrizione al campionato di Serie B 2015-2016. La segreteria della società ha provveduto ieri alla consegna presso gli uffici della Lega Professionisti Serie B di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione. Ancora calcio, atteso nel pomeriggio il rinnovo del centrocampista del Trapani Maurizio Ciaramitaro. Nei prossimi giorni dovrebbe essere invece annunciato il terzo colpo. Si tratterebbe del difensore Pasquale Fazio della Ternana. E chiudiamo con gli appuntamenti sulla nostra emittente. Questa sera alle 21 andrà in onda Seconda Repubblica. Il nostro direttore Rocco Giacomazzi intervista l'onorevole Baldo Gucciardi. Mentre alle 23 andrà in onda Salus Magazine della Salute. Questa sera alle 20.30 in replica alle 23 e a mezzanotte e mezzo trasmetteremo inoltre uno speciale progetto DASF distretto Artigiani Senza Frontiere in occasione del seminario organizzato dal CNA di Ragusa all'Hotel Tirreno di Pizzolungo di Erice. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità ritorniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.